il secondo scudetto della stagione dopo quello indoor, stagione da incorniciare. Incorniciare, siamo felicissime, soprattutto io, Monica e Laria, che venivamo dagli europei di beach, volevamo fare bene per dimenticare questo europeo che purtroppo per tanti motivi è andato male. Sono molto contenta della partecipazione di tante squadre, 8 squadre, e spero che possano avvicinarsi sempre più società. È uno sport divertente ma anche olimpico nel 2024, e dove possiamo fare tanto. Beh, una grandissima soddisfazione. Le parate sì, erano, come dicevo, decisive, ma i miei compagni meritano tutto l'applauso di questo mondo, perché in questo weekend qua, e non solo in questo weekend qua, ci hanno messo veramente, veramente tanto, tanto impegno a organizzare questa finale che ci è stata assegnata, e siamo molto contenti del nostro scudetto, insomma. No? E il lavoro, dico, una stagione è il premio più o meno. Sì, la sorpresa più grande è quella di vedere tante squadre che si sono organizzate, essere qui, combattere, sole, caldo, ma mai mollato fino alla fine. Per i nostri azzurrini è stata anche al tempo stesso un banco di prova importante, perché stiamo preparando i campionati mondiali. Da vicepresidente federale, il suo augurio a questi azzurrini che vanno, lo ricordiamo, per un obiettivo ambizioso come la qualificazione olimpica. Sì, si sta facendo un lavoro con una certa continuità, finalmente, con questo gruppo. Rimarranno qui a Oderzo per qualche giorno ancora in ritiro, e quindi si alleneranno e alleneranno anche l'Oderzo nel tempo stesso con qualche amichevole questi giorni. Ci puntiamo, hanno una grossa chance, possono far crescere il nostro movimento, raggiungere un risultato che anche qua è forse il primo nella storia. Ci teniamo, li teniamo con molta attenzione.